Mie carissime e miei carissimi, bentornate e bentornati. Come va? Spero proceda tutto bene. Rendetemi partecipe e partecipi se volete di quello che accade nelle vostre vite, perché mi fa davvero piacere. So che alcune persone che seguono il canale ovviamente posso ascoltarle magari appunto tramite l'occasione di video che faccio, ma diventano così familiari che appunto non avendo altri modi ho piacere nel leggere di voi. E fatta questa premessa, mi accingo a fare un video un po' più easy nella forma, come vedete, altrimenti lo rimando sempre, quindi talvolta riesco ad essere un po' più formale, quindi un po' di trucco in più, poi altre volte a questo punto, come in questo caso, no, ma la sostanza non cambia, la sostanza dei messaggi che voglio inviarvi, intendo che sia per un tag, che sia per parlarvi appunto di libri, che sia per un'iniziativa. Questa volta mi sono data l'obiettivo di raccontarvi un po' di ultime letture. Devo fare una doverosa premessa perché dall'apertura del canale ho voluto in genere portare, non facendolo, diciamo, preordinandolo come direttiva del canale, ma proprio perché era una cosa che mi veniva naturale, ovvero quella di parlarvi di un singolo libro a video perché mi aveva colpito per tanti motivi. E più raramente ho fatto dei video in cui parlavo di più libri insieme. Proprio perché ne leggevo. Io sono una persona che legge anche più libri contemporaneamente. Ne ha bisogno perché altrimenti paradossalmente perde l'attenzione e l'interesse per uno. Quindi avere più scenari mi gratifica e mi porta ad avere più interesse per le varie letture. Però nello stesso tempo, vedete, al contrario magari di molti che fanno video e leggono un libro alla volta e poi vi portano magari le ultime letture, ecco, amavo e amo recensire le letture più salienti, ecco. E questo ve lo dico perché questa volta sarà più di un libro, proprio perché non ho avuto modo di portare un video a volta, insomma, di volta in volta. Ma vi voglio precisare che in genere sono le letture che reputo più salienti, perché io non conto i libri che leggo, non lo voglio fare, continuerò a non farlo perché so come sono fatta ed entrerei in una gabbia, una sfida continua con me stessa e con altre persone, che mi sembra davvero di poter risparmiare a me stessa e non agli altri, perché giustamente, ma io credo di essere una lettrice forte. Sicuramente leggo molti libri e non tutti quelli che leggo, ovviamente, poi diciamo così rendo pubblici. Questa volta quindi vi porto quelli più salienti che per me sono stati davvero una meravigliosa scoperta. Più un libro di cui vi voglio parlare perché ci tengo tantissimo, in quanto mi è stato inviato da una casa editrice e che a cui volevo dedicare una recensione indipendente, ma è un libro, come vedrete poi, di portata non indifferente. Leggerlo per il dovere di leggerlo in fretta, anche se mi è stato mandato diversi mesi fa, però non me lo farebbe amare. Quindi io ve lo voglio assolutamente segnalare, così io lo posso leggere
tra un mese, tra 2 mesi, tra un anno e poi magari parlarvene, però intanto ve lo voglio segnalare perché chiaramente avendo accettato io già vi offro un pregiudizio positivo, anche perché l'ho iniziato a leggere. Ma andiamo a noi, diciamo alla sostanza del video che starete aspettando dopo tutto questo, questa introduzione. E vado a caso, il primo che, di cui vi voglio parlare è un libro che io ho in questa collana perché quando ero giovincella ora le troverete nelle bancarelle, io li raccoglievo proprio di volta in volta quando venivano fatte queste pubblicazioni, credo di averne anche perso qualcuno nel trasloco. Però chiaramente sono tantissimi, non l'avevo letti tutti. E così, rivedendo un po' quello che c'era in giro, ecco, era un libro che all'inizio non mi chiamava, è arrivato il momento giusto. E in effetti vi parlo di Enric Boll, Opinioni di un clown, ovviamente un classico del Novecento, infatti la collana era dedicata ai Nobel, agli scrittori Nobel del Novecento, ed è stata una lettura bellissima, meravigliosa. Quali sono le fondamenta di questa narrazione? Allora, a dispetto del titolo, il clown di cui si parla, in realtà, è il titolo, vi fuorvia un po', perché, potrebbe, come dire, richiamare l'attenzione sulle dinamiche positive o negative, ovviamente, Opinioni di un clown già dà un contrasto, no? Quasi a voler dire un clown, cosa ci vuole dire? Non è colui la figura che deve demandarci leggerezza. Già il termine opinione ne dà una valenza diversa. E in realtà non c'è un'opinione che ci viene fornita, ma c'è una prospettiva di vita. Lui è il protagonista, è un uomo, un giovane uomo, un ragazzo. Diciamo, ora lo collocheremmo con le conoscenze, gli studi sulla psicologia evolutiva, lo faremmo rientrare nell'emerging, nell'adult emerging, cioè quindi quella fascia tra i 20 e i 30 anni. Che per una serie di motivi si trova appunto a fare questo lavoro. Ma quello è solo un punto di partenza. Perché? Perché la sua già decadenza dal punto di vista lavorativo. Vi dico già, in effetti potrebbe sembrare strano questo già, ma nella mia mente rievoca la narrazione, perché ovviamente non è un cinquantenne, non è un sessantenne, non ha una vita strutturata, non ha avuto una vita così strutturata da poterlo dire, però è come se quest'uomo vivesse già una decadenza, un giovane adulto, un adulto che può ancora dare, ma che già vive una decadenza. È stato scritto nel 1963 e la cosa sorprendente è che in questo libro io ho trovato tantissimi elementi di diritti civili, nella prospettiva dei diritti civili, che oggi noi mettiamo ancora in discussione. Ma che nelle parole, nel sarcasmo, nella cupezza del pensiero del protagonista, che
non è un personaggio positivo, così come un po' tutti coloro i quali ruotano intorno a lui, sono comunque ammantati da un pessimismo di base. Vi dicevo, non, è un personaggio che ci viene si viene a svelare attraverso un episodio fondamentale della sua vita, quello della rottura della relazione con Maria. E noi lo scopriremo man mano cos'è avvenuto, ma questo è chiaramente l'escamotage per una critica decisamente non velata alla cultura cattolica, ma in generale alle religioni, però non con cattiveria e non distruggendole in sé per sé, ma criticando la retorica che c'è dietro a certi concetti, come il matrimonio visto appunto come un contratto. Troverete una frase in cui un uomo di quell'epoca dice, una parte in cui dice, quindi voi che imponete alle donne il dover fare figli, fare famiglia, fare figli, contrattualizzare, ecco, da uomo propone anche una critica rispetto alla condizione femminile. Mi ha molto sorpreso. E mi ha molto sorpreso quando ho letto delle parole quali marito padrone, concetti che evidentemente sono in noi, nelle persone civili, da anni e anni e anni, e che però purtroppo ancora non riusciamo a dare come date, come accantonate e come acquisite. Quindi è un classico che vi devo assolutamente consigliare. Ma un libro che per me è stata una rivelazione estremamente preziosa è questo libro di Fabrizia Ramondino, L'isola riflessa e per Einaudi. Questa è un'edizione che non avevo visto in giro perché è stato un regalo di Vale, che è una persona che io amo tantissimo e che ho conosciuto proprio grazie a YouTube anni e anni fa, con la quale ormai posso dire di aver stretto una bellissima amicizia, anche se di recente non ci stiamo sentendo spessissimo, però ci siamo nelle vite l'una dell'altra e lei non ha mancato di farmi arrivare questo regalo. E devo dire che lei, poi tra l'altro, mi ha inviato tantissimi libri nel corso degli anni, ma non so perché questo qua l'ho letto, in genere non lo facevo subito, ma questo l'ho messo in lettura subito. E vi assicuro che quell'intuito che noi abbiamo rispetto alle letture che ci servono in quel momento è stato decisamente appagato. Ovviamente sono andata a ricercare un po' di notizie, mea culpa, su Fabrizia Ramondino perché non la conoscevo, invece è stata una grandissima scrittrice, quindi mi auguro di leggere molto altro di suo, e tra l'altro nata proprio a Napoli, ma ho trovato una scrittura e una narrazione di un'interiorità davvero molto dolorosa. Però quel dolore che non ci porta al distacco, ma anzi all'empatia, al coinvolgimento. In questo libro noi troviamo un piccolo spaccato di vita, possiamo dire anche una sorta di tratto autobiografico,
Perché lei parla di questa sua permanenza a Ventotene, quest'isola, l'isola riflessa, in cui lei descrive da una parte semplicemente gli avventori di quest'isola, quindi chi c'è, i turisti, gli abitanti del posto, no? Dalla sua visuale, ecco, quindi non è una mera descrizione, ecco, è un descrivere attraverso il proprio stato d'animo, quindi è come dire: se io sono felice, vedo le persone in un certo modo, se sono triste, le vedo in un altro. Ecco, in questo senso. E in più, qui scopriamo il dolore del dramma della salute mentale appunto dei disagi, dei pensieri suicidi, e in più ho fatto anche un po' su internet, mi ha richiamato una cosa molto personale e devo dire che è davvero coinvolgente. Tra le altre cose, lei che scrive appunto anche della sua, diciamo, condizione di letterata, credo sia stata assolutamente anche giornalista, in ogni modo la sua vita è stata dedicata alla scrittura. E vi parla a un certo punto del carcere, perché Ventotene è stata chiaramente la patria poi da lì è partita l'idea dell'Europa, insomma, è un posto chiaramente che evoca cose inenarrabili, no? E vi voglio leggere questo tratto che vi dà l'idea di che cosa sia la sua scrittura. E parla del carcere. Che cosa avete provato entrando? E io, che non sono mai stata in carcere, ho ricordato i miei ingressi in ospedali e nelle sale ospedaliere. E io, che non sono mai stata in carcere, ho ricordato la sospensione del tempo negli ospedali, sia quando c'ero entrata io, sia quando vi avevo accompagnato amici malati, e il disorientamento dinanzi agli oggetti, ai luoghi, agli orari, ai costumi. E io, che non sono mai stata in carcere, ho ricordato l'avvilimento, la sozzura, i tormentati risvegli dalle anestesie. E io, che non sono mai stata in carcere, ho ricordato gli infermieri, le infermiere, i medici. E io, che non sono mai stata in carcere, ho ricordato i numerosi lettini di malati di fronte a me, ai miei lati, soprattutto le vecchie morenti che come bambine invocavano mamma. E io, che non sono mai stata in carcere, ho ricordato i miei desideri e tentativi di fuga, talvolta riusciti, e quelli di amici che misuravano la distanza tra il balcone della camera e il suolo. E capirete a cosa si riferisce. È davvero incredibile. Già, ancora mi dà i brividi. Una lettura potentissima, ve la consiglio, mi viene solo da piangere perché è veramente una scrittura incredibile. Fabrizio Raimondino, L'isola riflessa. Ma andiamo a un libro tanto tanto discusso e tanto tanto atteso anche da me. Infatti volevo farvi una recensione unica a parte, ma non c'è bisogno, anche perché non li ho visti perché ci tenevo a farmi una mia opinione. Ma li vedrò di qui a breve e soprattutto ve li segnalo perché hanno fatto una disamina dai loro punti di vista e sono S&S Style and Makeup Selvaggia dell'omonimo canale e Marika la postmoderna che hanno dedicato, che ovviamente che seguo io, poi ce ne saranno tanti altri che seguo anche, però ora in questo momento sono loro due che, e tra l'altro ve le indico per come generazioni. Marika molto più giovane di me, quindi vi darà anche un tipo di prospettiva. Selvaggia più o meno mia coetanea, però donna molto molto matura,
giovanissima, ma chiaramente con una visione diversa da quella di Marika, ecco. E quindi vi parlo di Ania Yanidiara, Verso il Paradiso. Io ho atteso questo libro perché, come non si dovrebbe mai fare, ho voluto mettere alla prova quella che per me è una delle voci contemporanee più promettenti e più preziose che possano esistere nel panorama internazionale. È una nuova scrittrice, è una scrittrice che, devo dire, non può essere paragonata a nessun altro nel passato. Perché? Perché è proprio il frutto di nuove culture. È una donna, già appunto donna, non è una ragazza, ed è una donna che è tutto il risultato delle difficoltà, e però delle nuove capacità di interazione tra le varie culture, tra le varie contaminazioni degli Stati Uniti. E io non sono un'esterofila, anzi amo tantissimo la letteratura italiana, però e quindi quando mi apro con grano salis, devo dire. Ecco, in lei ho sentito una nuova voce interessante, tutta la eco di queste sue discendenze hawaiane riportate nella crescita negli Stati Uniti, le si sentono. E perché ho messo alla prova questa attrice? Perché il libro di cui vi ho parlato tempo fa era Una vita come Dante, il suo, diciamo, capolavoro. E per me quella è stata un'operazione potentissima. Non sono riuscita a leggerlo di filato, io lo lasciavo per periodi e poi lo riprendevo perché mi colpiva profondamente in alcuni lati della mia interiorità, che non mi faceva vivere la narrazione, diciamo, in maniera doverosamente distaccata, e quindi per me è stato veramente un travaglio quella lettura, bellissimo libro, quindi ovviamente esaltata da quella narrazione che io voglio andare a riprendere, perché appunto l'ho segmentato, un altro tabù, se vogliamo chiamarlo, il mio è, non, in genere non rileggo se non i libri di poesia, ma proprio perché voglio leggere sempre nuove cose, ma chiaramente ci sono delle eccezioni, e quello sarà uno di questi. E quindi stavo aspettando e volevo dire, di me, dicevo, ti sei data e va bene anche in una sola opera, perché non è che uno scrittore, per essere uno scrittore, deve scrivere tantissimi libri. Per me uno scrittore è anche chi scrive un capolavoro chiaramente riconosciuto, intendo. Poi ci sono tanti scrittori che scrivono, non per forza devono avere un successo planetario, e scrivono con cose degne di essere lette, però per me ci può essere anche l'un capolavoro, punto. E quindi mi chiedevo le successive opere. Ecco, leggendo questo io ho capito che lei è una scrittrice, punto. Una scrittrice così come la intendo io. Perché? Perché qui va completamente in maniera completamente diversa su storie. Certo, hanno degli echi simili, ma con una struttura completamente nuova rispetto a Una vita come Dante, e con un'impostazione decisamente particolare. Allora, cosa posso dirvi? Innanzitutto, questo libro è diviso in varie sezioni e ha come diciamo, punto di partenza, vedete, questa cartina,
che vi indica il libro primo, Book One, 1893, e che vi dà una nuova, diciamo così, divisione dei territori degli Stati Uniti. Dopodiché vi parla del libro 2 e del 1993 e vi parla della specifica isola in cui i protagonisti si evolveranno e poi il libro 3 che ci riporta al 2093, d'accordo? Allora, la traduzione di Francesco Pacifico è, penso che debba essere detto, perché credo che non sia semplice tradurre un libro così. Un libro così perché? Perché, come avrete capito, noi abbiamo delle descrizioni che avvengono su più piani temporali, non in contemporanea, intendo dire delle descrizioni che collocano le vicende negli anni che vi ho appena citato. Allora, sarò concisa, perché la scrittura di Ania Janikiara è una scrittura che, oltre alla storia in sé per sé, così come in fondo io ricerco sia la scrittura, è una scoperta delle riflessioni che i protagonisti fanno nello svolgere determinate considerazioni, nello svolgere le proprie attività, nelle riflessioni, no? Che questi fanno di volta in volta. E le cose innovative, sorprendenti, entusiasmanti, quali sono? Nella prima parte, che è la più, diciamo, sicuramente caratterizzante l'intero libro, siamo in una società in cui sentiamo parlare tranquillamente di, seppure nel 1800, di relazioni omosessuali. Ma attenzione, è quella la cosa che è veramente innovativa e sorprendente. Lei, Janikiara, non sconvolge interamente queste società che lei descrive. Quindi, una volta che lei decide che esistano queste relazioni omosessuali, diciamo che se ne parli più che di quanto non lo si potesse essere stato fatto nella realtà del 1800, però non stravolge in maniera opposta, quindi dicendo magari si potevano sposare, eccetera eccetera. Quindi lei è ancora più sottile, dà e non dà. Questa è la sua potenza, non è scontata, non è il nero e il bianco, quindi se descrivo la realtà, descrivo quella cruda in cui gli omosessuali non erano accettati, punto, oppure descrivo una realtà completamente diversa in cui gli omosessuali potevano sposarsi, erano tutti felici e contenti, eccetera, eccetera, eccetera. No, lei dà un po' e toglie un po', è quello che sorprende. Quindi troverete queste caratteristiche nel primo libro e poi la figura di questo ragazzo che ecco, può essere ripresa in molti romanzi dell'Ottocento, questa figura soggetta alla cultura patriarcale, rispetto all'indolenza dell'agiatezza, che poi si innamora, ecco. Cioè, questa, vedete, è una trama che può sembrare anche familiare, però è come è stata costruita che chiaramente fa la differenza. Nel secondo libro, quello che a me, e ve lo voglio dire perché a me ha colpito tantissimo,
A parte appunto la vicenda che si colloca in maniera straziante rispetto a un rapporto che per me è quello che ha dato il quid pluris tra un padre e un figlio, e c'è una parte in cui diciamo questo padre a parlare, poi vedrete voi in che forma, che mi ha straziato, perché c'è tutta la difficoltà che può essere ovviamente declinata poi nelle vite di ognuno di noi dei rapporti spesso tra genitori e figli. E devo dire che ci sono state delle pagine che mi hanno fatto piangere, non che faccia piangere a tutti, ma perché chiaramente mi ha richiamato, no? Delle vicende personali, no? E quindi è questo. La terza parte è quella che a me in genere piace di meno nei libri, perché siamo in un futuro, a me non piace tantissimo, ma chiaramente qua ci stava. E siamo in un mondo in cui, perché poi direte voi, perché proprio mi dà proprio fastidio quella sorta di atmosfera alla cecità di Saramago. Fermo restando che io purtroppo Saramago ho letto per il progetto dei Nobel, di cui poi dovrò farvi un video conclusivo perché è stata un'esperienza meravigliosa, però non sono riuscita a leggere nient'altro, ma il film l'ho amato follemente, e quindi diciamo con tutte le particolarità e quelle cose claustrofobiche, quelle cose che appunto ti danno una prospettiva, per farci un'idea, allo stile Il racconto dell'ancella, insomma, queste società, no? E troverete quel tipo di società, e quindi è claustrofobico. Questo è quello che mi piace di me, proprio come sensazione, non riesco a sopportarle, però è quello che troverete. Ed ecco, per concludere, il capolavoro. Cioè, voi capite bene che è diversissimo da Una vita come tante, ma un altro capolavoro. Poi, in base al gusto, chiaramente, si rimane legati l'uno all'altro, ma anche leggendo questo non si può dire che lei non sia una grande scrittrice, ecco, e quindi ve lo consiglio assolutamente. Voglio dirvi una cosa, voglio parlarvi, ma brevemente, di questo libro. Perché in realtà, appunto, forse ve l'ho fatto vedere, no? Non ricordo, però non ve l'ho mai parlato, diciamo, diffusamente. Questo libro, e ve lo volevo mettere, diciamo, come tematica, paragono un attimo con questo, perché questo libro è un altro regalo inviatomi da Claudia, Lise Legge, Lise Viaggia, che non ringrazierò mai abbastanza, perché io trovo sia una delle persone più vere e più generose che io abbia mai potuto conoscere, proprio a prescindere da tutto. Però, premesso ciò, me l'ha inviato lei per un regalo, pare per il compleanno, non ricordo, o per Natale, vabbè, comunque, ed è il vincitore del Booker Prize 2021. Damon Galgut, La promessa. Molto interessante perché? Perché ci troviamo in Sudafrica, ed è una breve, qua dice una saga familiare. Io non avevo tantissimo per definire saghe, tutto saga, ecco, ci sono, però definita così perché? Perché chiaramente si fa riferimento alle vicende di questa famiglia del Sudafrica, però con una nuova prospettiva, quella in cui anche qui finalmente si parla poi sì delle chiusure di certi mondi a livello di cultura, ma poi anche dell'apertura verso il discorso di una relazione omosessuale, in questo caso femminile. Non vi sto dando tanti
dettagli perché non li troverete così come ve li ho detto, cioè dovrete procedere, quindi non vi rivelo niente di che, così scoprirete. Quello che però rispetto a Verso il Paradiso, seppur parlando di culture finalmente diverse dalla americana, dalla europea, questo è quello, per questo ve lo volevo mettere in relazione a Verso il Paradiso, finalmente, però ecco, è una scrittura che non mi lascia spazio alla speranza. E direte voi, perché la scrittura e non la storia? Perché tutte le storie possono essere drammatiche, ma in base a come se le si raccontano, ecco, potrete avere la sensazione di un'apertura alla speranza, qualsiasi essa sia, anche se termina con con la peggiore delle ipotesi, oppure no. Qui è come se tutto si chiudesse in sé, tutto implodesse in sé. E punto, è così. Quindi è questo che mi è dispiaciuto, diciamo, di trovare. Però un libro chiaramente molto molto interessante, molto molto interessante. Il libro di cui vi parlavo ultimo, ma non per ultimo, che non ho letto, che ho iniziato però a leggere, è molto particolare, che mi è stato inviato dalla casa editrice. Non accetto tutti, lo dico non per spocchia, ma perché se non mi interessa, se in genere, per esempio, i fantasy non li leggo, a meno che non sia, non posso accettarlo perché so già che non mi, probabilmente non mi piacerebbe, mi dispiacerebbe pure, magari accetto delle cose che potrebbero piacermi. E questo è un libro che assolutamente potrebbe piacervi, e vi dirò anche il perché. Perché è un romanzo, anche questo, un romanzo diviso in maniera particolare con dei paragrafi. Ho letto forse le prime 100 pagine, sì, che si alternano. Non c'è una narrazione continua, c'è una prima persona e poi un racconto in terza persona. È molto interessante perché vi leggo, per non sbagliare, perché non voglio essere, quanto è interessante e perché ho accettato. Voce del verbo essere, perdonatemi, ecco il titolo, Voce del verbo essere di Riccardo Fiore per Fallone Editore. Riccardo Fiore, innanzitutto, vive a Mosca e insegna lì lingua italiana, quindi un autore di tutto rispetto, no? Allora, Voce del verbo essere di Riccardo Fiore è un romanzo mondo diviso in 9 parti, in cui si dispiegano le geste semieroiche e semicomiche di Renato Caffarelli, che si trova a combattere luoghi comuni e nozioni banali, prima di riconoscere il suo stato di esistenza, che è comunque volgare, umano e mortale. Dotato di una sacralità tutta umana e di una nozione titanica, Voce del verbo essere, eccelso nelle sue parti stilistiche e vicino alla più alta letteratura italiana, Bufalino, Manganelli, un Landolfi epico, D'Arrigo, vuole riaffermare il primato dell'io contro un superio non freudiano, una biografia che non si manifesta in senso lineare, che si fa per contrazioni ed esplosioni, a indicare accettazione della propria vita e luogo disponibile di un'esecuzione. Sullo sfondo, i cambiamenti e le contraddizioni italiane degli anni 70 fino ai 2000, filtrati dal ricordo di Renato Caffarelli, un uomo comune alla ricerca dell'amore radicale. Colui che più di tutti ha amato ma si è ribellato agli dèi, perdendosi in una nozione materialistica dell'esistenza, tra libertinaggio e ossessione monogamica, tra erotomania e consumo di droghe, come massima opposizione possibile allo stato mortale. Quindi, devo dire, se mi conoscete un po', ci sono tutti gli elementi perché questo libro, sia mi piaccia tantissimo, tra l'altro.
posso dirvi dall'inizio che è una scrittura notevole, cioè curata nei particolari, non banale, non termini consueti, voglio dire, è un uomo, è uno scrittore colto, decisamente colto. Però appunto quello che vi dicevo, mi dispiaceva tantissimo perché mi è stato inviato tanti mesi fa, più di 1000 pagine, me lo voglio gustare, non voglio avere la fretta di appunto la pressione, quindi io ve lo segnalo, poi quando sarà magari ve ne parlerò, però intanto ve lo segnalo. Ecco qui, siamo arrivati a 40 minuti. Io mi auguro di non avervi addormentati, di non vedervi, ecco, metaforicamente addormentati davanti a me. No, immagino, spero di no. E quindi a prestissimo e ovviamente parliamo e datemi feedback nei commenti perché sono, sarei e ne sono felicissima. Un abbraccio.